Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati! Finalmente oggi recuperiamo la nuova Ferrari GT 164, la 488 GTE Evo. Se mi seguite sui social, mi raccomando, fatelo se ancora non avete lasciato un bel like, ve li lascio qui sotto. Vi avevo già ampiamente spiegato di come purtroppo nella mia edicola non fosse arrivata questa uscita. Io immagino che sia stato un errore, me lo auguro. Anche perché se dovessero succedere ancora questo problema sarà veramente una cosa fastidiosa, quindi speriamo di no. E ho recuperato questa uscita da Centauria. Non solo, ho preso anche l'Audi R10 della 24 ore di Le Mans. Come vi dicevo, io spero sia stato semplicemente un errore sotto Pasqua, perché poi effettivamente la nuova 24 ore di Le Mans è già arrivata. Vi avevo già fatto vedere la storia, ho deciso di non prenderla essendo una doppiona, e quindi questo mi ha fatto ben sperare che fosse soltanto un errore relativo a queste uscite. Centauria comunque è stata super velocissima, in 3 giorni mi ha mandato gli arretrati, 5 euro la spedizione, quindi super onesti. Secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, considerando che una volta ci mettevano proprio un sacco. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist delle Ferrari GT 164, dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo già fatto e dove probabilmente troverete anche tutti gli altri, perché mi sta piacendo molto la collezione e credo che alla fine le prenderò tutte. Ultima cosa, qui sotto vi lascio il gruppo Telegram Visio TV Modellismo. Importante se volete essere aggiornati sempre con le novità su questo bellissimo mondo. Devo dirvi che la difficoltà più grande che ho avuto in questi giorni non è stata tanto recuperare questa uscita, ma trovare un buco durante le settimane per farvi vedere questi video, perché ovviamente ragazzi ho saltato il giorno, sono uscite altre cose e quindi dovevo dare sempre precedenza alle ultime uscite, non potevo farvi vedere un arretrato, ormai questo tardi per tardi, quindi mo speriamo che anche con l'Audi riuscirò presto, se riesco già domani, vediamo. Comunque spostiamoci sotto ed andiamo a scoprire questa nuova uscita che secondo me ragazzi è proprio uno spettacolo. Perfetto ragazzi! Eccoci qui, finalmente ho aspettato tantissimo questo momento. Devo dirvi che i numeri che arrivano da Centauri sono decisamente più precisi. Vi ricordate i fascicoli strappati che subiscono i maltrattamenti dei distributori? Effettivamente, ragazzi, questo preciso come non mai, anche il cartone era perfetto. Ferrari GT 164 Limited Edition, la 488 GTE Evo del 2019. Stiamo parlando di una macchina che ha veramente scritto la storia per quanto riguarda il mondiale Endurance GTE per la Ferrari, con il team F Corse, l'attuale team con cui la Ferrari sta appunto partecipando all'Endurance con la 499P, che vi lascio qui sopra se per caso ve la siete persa, andatela a recuperare, un modello meraviglioso. Comunque ragazzi, una Ferrari che ha praticamente vinto tutto. Considerate che su 80 corse ne ha vinte 45, quindi più del 50%, nonché Le Mans 2019. Eccola qua, c'è veramente poco da dire, è una macchina bellissima, vincente. E quindi, cos'altro voler di più? Nel prossimo numero è la Ferrari Roma, niente male, si torna ad una macchina con uno stile decisamente meno appariscente rispetto a questa 488, però di sicuro un'eleganza molto importante. Allora, andiamoci ad aprire questa nuova uscita. Eccola qua, mannaggia ragazzi, quanto l'ho aspettata, devo dirvi che era una di quelle che mi piaceva di più quando non è arrivata in edicola, immaginate quanto mi sono arrabbiato. Allora, Ferrari 488 GTE Evo 2019, raga, ma quanto cavolo, è bella! Me l'avevate detto, in tanti mi avete scritto: Visio, guarda che è stupenda! E vi confermo che l'effetto che mi sta facendo è incredibile. Allora, iniziamo dall'anteriore. Dovete capire che è sempre un po' complicato per me, devo togliere praticamente tutto, perché mettere a fuoco queste macchine che sono così piccole non è proprio così scontato. Vedete che non riesco a metterla bene a fuoco. Comunque, l'anteriore mi sembra molto buono, guardate la griglia come ben scolpita, faro in plastica trasparente, molto bello, le decals ragazzi sono fantastiche, sono tantissime ben applicate, guardate che belle anche le righe sul parabrezza, si vede benissimo anche il tergicristallo,
vediamo se nella parte interna riusciamo a scorgere qualcosa. Allora, sicuramente abbiamo una targhetta rossa qui, che potrebbe essere quella di AF Corse. Adesso non sono sicuro, non si riesce a leggere, veramente piccola, però sicuramente è un bellissimo dettaglio. Molto buoni anche i cerchi, guardate come sono ben realizzati, gli specchietti mi piacciono, e molto belle anche le varie antennine, che hanno uno spessore veramente finissimo, sembrano quasi un filo, soprattutto questa centrale, veramente bella. Parte posteriore abbiamo un diffusore di flusso molto importante, si intravedono molto bene gli scarichi, anche i fari posteriori sono di plastica trasparenti, buono anche l'alettone posteriore, guardate che bello il motore, si vede molto bene il roll bar e si vedono delle parti molto importanti di motore, peraltro anche con un colore argentato che spezza sul nero, che fa un effetto davvero niente male. Purtroppo non riusciamo a guardare il cruscotto, perché qui con i finestrini si confonde troppo, magari da qui riusciamo a vedere un pochino meglio, però ragazzi credo che l'interno sia completamente nero. Però raga, è veramente clamorosa, veramente bellissima, devo dirvi che secondo me è tra le più belle, eh? Poi insomma diciamo che questa vettura da competizione con tutti gli sponsor, diciamo che il suo fascino ce l'ha, quindi anche andarla a paragonare con i numeri che abbiamo già fatto, che sono le stradali al 100%, effettivamente è un po' scorretto come paragone, però è proprio stupenda. Vi faccio vedere la Daytona SP3, il primo numero di questa collezione. Vedete un po' quanto è più appariscente questa 488 GTE, nonostante secondo me la Daytona, ragazzi, sia al momento la Ferrari più bella che sia stata mai concepita a Maranello. Andiamo a ricoprire il nostro modello con la teca protettiva. Eccole qua, collezione super, mi sta piacendo da matti, e quindi non vi resta che farmi sapere che cosa ne pensate voi. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate 488 like a testa come questa meravigliosa Ferrari. Mi raccomando, fatemi sapere se l'avete presa, se vi è piaciuta, tutto quello che volete, sempre con un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento al prossimo numero delle GT164 con la Ferrari Roma, che io credo che uscirà a giorni, perché come detto abbiamo fatto tardi con questo, e il prima possibile con l'Audi R10 per quanto riguarda le 24 ore di Le Mans. Restate sempre super sintonizzati. Qui da Visio e dalla 488 GTE Evo è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!